Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di trasporti perché restano distanti i vertici di TUA e i sindacati sulle questioni riguardanti le assunzioni e le altre problematiche poste in essere proprio dalle organizzazioni sindacali. Oggi presidio sotto la sede di TUA e domani 4 ore di sciopero. Il servizio di Paolo Renzetti. Segretario, quali sono le problematiche che state affrontando con TUA? Le problematiche sono ormai stratificate da tempo, oltre alla carenza di personale c'è il problema delle relazioni industriali, che è la prima problematica, tant'è che il direttore generale di TUA ha sotteso anche un impegno che si è preso in commissione di vigilanza. Questa governance oggi sta di fatto tagliando il ramo su cui è seduto a danno della collettività abruzzese e dei lavoratori di TUA. Noi ci auguriamo che la politica, ad oggi totalmente silente, entri per una volta su questa tematica che tra l'altro è la seconda voce di spesa di Regione Abruzzo. Ormai da 4 anni, da quando si è insediato il presidente Giugliante e il direttore Di Pasquale, non c'è alcuna possibilità di dialogo. È un'azienda autoreferenziale che pensa di poter disporre della forza lavoro a proprio piacimento e si è dimostrata arrogante addirittura anche al cospetto della commissione di vigilanza e al cospetto dei consiglieri regionali. Noi invece abbiamo bisogno di un'azienda con la quale si possa avere un dialogo, dove ci siano delle normali relazioni industriali. Noi vogliamo ricordare che siamo quelle stesse organizzazioni sindacali che nel 2015 diedero origine a TUA, ponendo fine a quel poltronificio che c'era all'epoca con 3 aziende regionali di trasporto, e non meritiamo assolutamente di essere trattati in questo modo. Ad oggi il quadro dei dipendenti è di all'incirca di 1300 dipendenti. Se voi potete pensare all'inizio, quando si è creata TUA era vantava 1600 dipendenti. Nell'arco di 5 anni abbiamo perso 300 maestranze all'interno della TUA. Il problema è che noi, come ripeto, nella commissione di vigilanza il direttore ci aveva dato spazio di un incontro. Martedì abbiamo avuto l'incontro, sperando, partendo da un foglio bianco e senza nessun tipo di pregiudizio. Ma l'azienda, però, alla fine quell'incontro non è andata a buon fine, perché l'azienda praticamente è rimasta sulle sue posizioni. È un giorno importante perché c'è questo sit-in, domani lo sciopero, e siete decisi ad andare avanti in questa protesta? Senza dubbio, noi abbiamo attivato tutti i meccanismi che sono necessari, compresa la leva legale, per poter avere ragione di questa aberrazione, perché questa società, invece di diminuire il precariato, lo sta incrementando all'ennesima potenza, cioè sta assumendo ragazzi da trattare peggio degli interinali. Quindi siamo a zero proprio, non c'è stato nessuno spiraglio nella riunione che abbiamo fatto ieri, pertanto noi andremo avanti fino a quando sarà necessario. Cambiamo argomento adesso. Il ministro per gli affari regionali e per le autonomie, Maria Stella Gelmini, è stata in visita a Cerchio, comune di 1600 abitanti nella Marsica, dove nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha accolto 45 bambini, di cui 14 orfani. Il ministro ha visitato il centro di prima accoglienza nel comune marsicano e proprio oggi arriveranno altri 20 bambini, 20 ragazzi verranno ospitati invece nel vicino comune di Aielli. La visita del ministro assume ancor più valore, soprattutto perché ieri c'è stato un incontro importante in videocollegamento al Parlamento con Zelensky. Insomma, la guerra imperversa ancora. Il ministro è la massima espressione del governo, quindi io devo ringraziare la ministra per la presenza che ha voluto dare oggi a onorare questa piccola comunità, e contemporaneamente con l'arrivo della ministra arrivano altri 40 bambini adesso, 20 qua alla nostra comunità e 20 alla comunità amica vicina di Aielli. Questa dimostrazione che i piccoli centri, quando sono in rete e quando fanno qualcosa di buono, trovano solidarietà in momenti importanti per dare un'ospitalità a chi ha subito questo grande torto, cioè questi bambini che hanno subito il torto della guerra. Assolutamente sì, l'ha accolto fisicamente Cerchio, ma chi ha accolto 52 persone iniziali, poi 45, di cui 40 bambini, è la Marsica intera. Noi siamo il punto, diciamo, che sta in
in avanti, ma è tutta la Marsica che ha accolto questi bambini in maniera straordinaria. La Marsica ha un cuore grande, l'Abruzzo ha un cuore grande, la dimostrazione è il fatto che, le manifestazioni di solidarietà non sono mai venute meno in questi 20 giorni in cui noi stiamo operando per questa nuova accoglienza a questi bambini. Beh, sicuramente è una comunità che sta dando una grande prova di solidarietà, di generosità. Io voglio ringraziare la Croce Rossa, gli alpini, le associazioni di volontariato, il terzo settore. C'è uno spontaneismo davvero encomiabile. Quello che provavamo a fare con i sindaci e con gli amministratori è mettere un po' di ordine dentro questa generosità che però fa bene al cuore ed è un orgoglio per l'Italia. Per testimoniare la vicinanza e soprattutto la gratitudine del governo nei confronti di questa comunità, del comune di Cerchio, del suo sindaco, ma anche di questa regione, che rappresenta un po' il simbolo di quello che l'Italia sta facendo per accogliere questi profughi che scappano da una guerra terribile. Purtroppo ci sono moltissimi bambini coinvolti e quindi proprio questa mattina abbiamo al Ministero fatto un incontro con gli enti locali, dalle regioni alle province, ai comuni, ma anche con il direttore Curcio, con i ministri della salute, degli interni, della scuola, per creare le condizioni di un'accoglienza migliore possibile per queste persone, per affrontare il tema drammatico dei minori non accompagnati, il tema non solo dell'accoglienza ma anche dell'integrazione a scuola e il tema anche dell'assistenza sanitaria, quindi il tema delle vaccinazioni soprattutto per i bambini. Quindi il governo si sta muovendo in assoluta collaborazione con gli enti locali per rendere questo momento non facile il meno traumatico possibile. Con il ministro Carfagna stiamo lavorando anche sul tema delle aree interne. L'occasione del PNRR è quella di rammendare i territori, di costruire dei progetti su misura per le diverse caratteristiche dei territori italiani, dalla montagna alle aree interne, alle aree svantaggiate, alle periferie delle grandi città. Insomma, per ciascuno si cerca di costruire una progettualità utile per rilanciare il territorio. Mi sono sorpresa nell'apprendere dal ministro Bianchi che in realtà l'Ucraina sta mettendo a disposizione, chiede una collaborazione da parte nostra per garantire la didattica a distanza, che è un servizio che loro sono pronti a fare. C'è il tema della lingua che stiamo affrontando, perché ovviamente questi bambini non parlano l'italiano, qualche volta anche l'inglese non è particolarmente praticato, quindi c'è il tema di come poter comunicare con questi minori. Lo stiamo facendo, ci stiamo occupando dei minori non accompagnati, quindi c'è un grande lavoro su questo fronte. Cronaca, gli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara al termine di una indagine lampo hanno arrestato due campani per una truffa ad un'anziana. Due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara per truffa aggravata ai danni di una donna 83enne. In manette sono finiti due giovani di 36 e 29 anni arrivati in trasferta dalla Campania e che, come appurato dagli inquirenti, con artifici e raggiri erano riusciti ad impossessarsi di monili in oro della donna. I due sono stati fermati su un'auto intercettata per un controllo e al cui interno c'era il bottino. Siamo riusciti a individuare una macchina che diciamo, ci è apparsa subito sospetta e per cui l'abbiamo fermata ed eseguito un controllo rinvenendo subito dell'oro nascosto in un fazzoletto occultato in un vano dell'auto. Era da subito evidente che l'oro non fosse di proprietà dei due occupanti della macchina, che erano due persone in trasferta arrivate da fuori regione, e siamo risaliti ad una truffa subita da una signora di 83 anni residente a Pescara. Le modalità sono quelle che si possono dire ormai consuete, nel senso che è un modus operandi che si sta ripetendo, ovvero quello della telefonata del nipote in difficoltà che ha bisogno urgente di denaro. In assenza di denaro vengono presi i preziosi, tra cui anche ricordi di famiglia, fedi nuziali e quanto in possesso della signora, comunque della vittima, che in quel momento
si trova in casa e contestualmente si cerca di allontanare eventuali parenti o persone di fiducia che vengono impegnate in altre telefonate o comunque inviate ad esempio in uffici postali. È importantissimo l'impegno delle potenziali vittime o comunque delle persone che assolutamente non devono lasciare accedere alla propria abitazione terzi estranei e devono cercare di identificare immediatamente, devono cercare di identificare per quanto possibile il loro interlocutore telefonico, ricordando che in ogni caso non ci sarà mai nessun appartenente alle forze dell'ordine o funzionari di altro tipo di agenzie o uffici che verranno a casa a richiedere soldi o beni preziosi. Per cui in caso di dubbi, per favore contattate immediatamente i numeri di emergenza. Il sottosegretario di Stato Franco Gabriele è intervenuto questa mattina all'Università di Teramo al convegno sulle emergenze, sicurezza e protezione civile, iniziativa che è stata promossa dall'Ateneo Teramano e dal sindacato della Polizia di Stato. Tania Bonnici Castelli. Un parterre da grandi eventi all'Università di Teramo ha accolto l'arrivo del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli, che ha presenziato i lavori del convegno sulle emergenze, sicurezza e protezione civile. L'iniziativa, promossa dall'Ateneo Teramano e dal sindacato FSP Polizia di Stato, ha affrontato temi riguardanti la mitigazione dei rischi sui territori e la gestione dell'emergenza. Il senso di questa giornata è puntare l'attenzione su dei temi che in questo momento sono proprio scottanti all'ordine del giorno: la sicurezza, l'emergenza, la ricostruzione. E ancora una volta l'Università di Teramo che diventa un luogo di riflessione oltre ad essere un luogo di formazione, perché lo ribadisco ancora una volta, siamo in guerra e la formazione, la cultura, la scienza è l'unico muro, l'unico baluardo contro la guerra. In tempo di terremoti e disastri naturali, la protezione e la sicurezza dei cittadini il più delle volte vengono demandate al Corpo dei Vigili del Fuoco, punto di riferimento e presidio sui territori. In questo tempo di guerra poi, l'azione di tali operatori diventa quanto mai indispensabile, come spiega Guido Parisi, capo nazionale dei Vigili del Fuoco. In questi oltre 80 anni il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto davvero passi da gigante dal punto di vista di innovazione tecnologica, preparazione delle nostre squadre, ma che purtroppo i scenari sono sempre più imprevedibili. Ricordo ad esempio quello che è successo a Ponte Morandi o qui a Rigopiano, tutti i scenari non sempre facilmente valutabili in anticipo, per cui l'arma migliore in queste situazioni è la prevenzione. In questo momento storico di guerra come vi state preparando? Chiaramente, come sapete, negli anni 60 su quello che si chiamava la guerra fredda e attivammo quella rete di rilevamento e di caduta di radioattività e che abbiamo sempre tenuto aggiornata e quindi abbiamo quotidianamente fatte delle rilevazioni ambientali proprio per essere pronti in caso di rilascio di sostanze tossiche e pericolose. Nel concludere i lavori del convegno sulle emergenze all'Università di Teramo, il sottosegretario Gabrielli, delegato per la sicurezza della Repubblica Italiana, ha presentato anche il suo recente libro dal titolo Naufragi e nuovi approdi, dal disastro della nave Concordia al futuro della protezione civile. E adesso apriamo come di consueto la finestra sul bollettino odierno relativo all'emergenza Covid, perché sono 2.352 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 1.670 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, il tasso di positività è pari al 13,89%, in lieve aumento i ricoveri, 4 i decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 3.058. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 4 mesi e 97 anni. Gli attualmente positivi aumentano ancora e arrivano a 44.338. 277 pazienti più 3 sono ricoverati in ospedale in area medica e 13 numero invariato in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni, come di consueto, provincia per provincia. L'incremento dei casi vede 522 casi in più in provincia dell'Aquila, 620 in più in provincia di Chieti, 427 in più in provincia di Pescara, 672 in più in provincia
di Teramo, 40 per persone che provengono da fuori regione e 24 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Parliamo di acqua adesso. La nuova interruzione idrica che costringe 25 comuni della provincia di Chieti a stare senza acqua nella giornata di oggi riaccende i riflettori sulle reti idriche della nostra regione. Secondo l'ultimo rilevamento Istat, l'Abruzzo è tra le peggiori in Italia per dispersione di acqua. Stefano Recanati. L'ultima rottura di una condotta idrica della Sasi ha costretto nella giornata di oggi 22 comuni a restare senza acqua fino alle prime ore dell'alba di domani, 25 marzo. L'interruzione è dovuta alla necessità di lavori di riparazione della condotta principale in località Piano Carlino di Casoli. Di conseguenza, in diversi comuni i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per ragioni igienico-sanitarie. L'approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso di ospedali e vigili del fuoco, il punto di prelievo in località Marcello a Lanciano, al serbatoio denominato passaggio a livello per mezzi muniti di motopompe. Questo è l'ultimo in ordine cronologico di interruzioni idriche che negli anni ha creato non poche difficoltà agli abitanti della regione. Problemi che sono stati fotografati anche nell'ultimo report Instat sull'acqua. In Abruzzo, tre capoluoghi di provincia su quattro superano la media nazionale per quanto riguarda le perdite idriche, con Chieti maglia nera d'Italia con il 71,7% dell'acqua immessa che si perde nella rete. Seguono poi Pescara, 58,9%, e L'Aquila, 50,7%. L'unico comune abruzzese al di sotto della media nazionale dei comuni capoluogo e città metropolitane è Teramo, con il 28,6%. Nei comuni di Chieti e Pescara le perdite hanno superato i 100 metri cubi al giorno. Nel capoluogo invece la dispersione va dai 25 ai 39 metri cubi al giorno per chilometro di rete, mentre a Teramo il dato si ferma al di sotto dei 14 metri cubi. Sempre dai dati Istat emerge che nel 2021 il 30,8% delle famiglie abruzzesi non si fida a bere acqua dal rubinetto, mentre il 18% lamenta irregolarità nell'erogazione di acqua. E gli agricoltori pescaresi, chietini e teramani dovranno pagare il 30% in più al consorzio Bonifica Centro per l'irrigazione dei campi, e questo perché l'ente consortile non riesce a riscuotere dai suoi debitori. Giuseppe Dintino. Il consorzio di Bonifica Centro non riesce a riscuotere dai propri creditori e allora alza il canone per gli agricoltori. L'ente pubblico gestisce l'acqua destinata all'irrigazione dei campi di 78 comuni, di cui 44 nel pescarese, ovvero tutti i comuni della provincia a eccezione di Caramanico e Sant'Eufemia. 25 dei comuni sono invece nel chietino e 9 nel teramano. Quest'anno gli agricoltori dovranno far fronte ad aumenti del 30% e intanto il comune di Chieti deve al consorzio 2 milioni di euro, di cui 500.000 sarebbero già stati pagati nel 2021. Aca invece è in debito di ben 7 milioni e mezzo, senza considerare gli interessi di mora, e finora non ha raggiunto alcun accordo con l'ente consortile. L'allarme è lanciato dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Il tutto si riversa a carico degli agricoltori che sono vessati, diciamo, già dal caro gasolio, dalla mancanza di acqua nelle nostre condotte irrigue e adesso anche dal 30% in più di canone del consorzio di Bonifica Centro a partire dall'anno 2022. Per il 2021 infatti è stato sospeso, mentre hanno cominciato a pagare già le utenze extra agricole. Mentre tutto aumenta, dalla luce alla benzina, gli agricoltori quindi rischiano una stangata anche sull'acqua. Un bene sempre più prezioso tra siccità e sprechi nelle reti idriche. Blasioli ha chiamato a raccolta gli amministratori di centrosinistra affinché presentino delle mozioni nei rispettivi consigli comunali. Noi, con tanti comuni che sono qui oggi in conferenza stampa, Pescara, Popoli, ma anche Manoppello, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Sportore, Letto Manoppello e tanti altri, Scafa, stiamo presentando degli ordini del giorno o delle mozioni all'interno dei consigli comunali, perché vogliamo impegnare i singoli sindaci a tutela del mondo agricolo, per fare in modo che i sindaci parlino con la Regione Abruzzo, fino ad oggi silente, anzi addirittura con degli atti anche contrastanti e oppressivi nei confronti del consorzio di bonifica, per fare in modo che almeno questi aumenti vengano azzerati, fortemente diminuiti, o quantomeno che vengano previste delle rate in più, maggiori, per favorire il pagamento.
Il rincaro, tra l'altro, non è nemmeno accompagnato da un miglioramento del servizio. Nella variazione di bilancio del consorzio, infatti, sono solo 30.000 gli euro destinati alla manutenzione. Ulteriori finanziamenti non sono previsti, nemmeno col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo il soddisfacente risultato conseguito dall'Università d'Annunzio di Chieti Pescara per essersi classificata tra gli atenei mondiali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, arrivano 20 assunzioni per ricercatori nel campo dell'innovazione e della sostenibilità. Selenia Secondi. Saranno 20 ricercatori dei settori green e innovazione che verranno assunti dall'Università d'Annunzio grazie a due finanziamenti ministeriali di 2 milioni di euro. 1.500.000 euro sono per i dottorati con i contratti di ricerca sull'innovazione. I restanti 800 copriranno i contratti di ricerca su tematiche green. Si tratta di fondi destinati a contrastare gli effetti della crisi conseguenza della pandemia. Fondi con i quali il Ministero ha deciso di sostenere misure a favore della ricerca scientifica attraverso contratti di ricerca a tempo determinato. La D'Annunzio dunque è sempre più green, lo dicono anche i risultati della UE Green Metric World University Rankings, la prima graduatoria mondiale che valuta l'impegno degli atenei che contribuiscono allo sviluppo di un'università sostenibile. Nella graduatoria mondiale degli atenei green, la D'Annunzio è balzata al 126esimo posto su 956 atenei di 80 paesi diversi. Una capacità di essere un ateneo green che la D'Annunzio ha portato anche all'Expo di Dubai, dove ha presentato il progetto per eliminare la presenza di plastica nei mari. E a proposito di sostenibilità, il tema del risparmio energetico è cruciale per il rettore Sergio Caputi, che ha avviato la ristrutturazione degli edifici universitari della D'Annunzio per renderli più sostenibili sotto il profilo energetico. A 3 milioni infatti ammontavano prima degli aumenti i costi dell'energia elettrica e gas annualmente. Ora, dopo il caro energia, è prevedibile che la spesa salirà a 4 milioni di euro. Si pone dunque l'esigenza di un risparmio. Dal 27 al 30 marzo al centro fiere di Via Tirino a Pescara si terrà Saral Food, la fiera della ristorazione. Espositori arriveranno da tutta Italia. La manifestazione torna dopo 2 anni di stop. Presentata questa mattina a Pescara presso la sala aggiunta di Palazzo di Città, la Fiera Nazionale della Ristorazione e dell'Alimentazione, un appuntamento che torna dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia e che avrà oltre 150 espositori al Palafiere di Via Tirino. L'appuntamento si terrà dal 27 al 30 marzo prossimi. Ricominciamo con la 31esima edizione del Saral Food dopo questi 2 anni della pandemia che per noi del settore fieristico sono stati molto importanti perché non abbiamo lavorato per 2 anni, quindi questa è la prima edizione che si fa dopo 2 anni di inattività. Sì, ci sono 150 espositori provenienti da tutta Italia, in più nell'ambito della manifestazione ci sono varie iniziative come il caraturo d'oro, la gara dei cuochi che si svolgerà martedì, ci sono dei corsi per la birra. C'è il congresso dei balneatori che discuteranno delle nuove normative e tantissime altre attività. Il settore del turismo per noi è trainante, quindi fermandosi il settore del turismo è difficile, insomma, ecco. Poi non dimentichiamo un aspetto importante, che la pandemia ha fatto chiudere parecchi locali, parecchi bar. E speriamo che finita la pandemia si possa riprendere tutto come prima. Quanto è importante riprendere e ricominciare dopo 2 anni? È stato difficile perché bisogna innanzitutto ricollocarsi, riprendere tutti i vecchi contatti, tutti i vecchi espositori e convincerli a venire, perché sia per la pandemia, adesso con l'aumento dei prezzi dei carburanti, aumento dei prezzi del legno, del ferro, non è stato facile, però ci siamo riusciti. Sport calcio di Serie C. Dopo 2 infortuni, Marco Chiarella, attaccante del Pescara, è tornato in campo nel finale di match del derby contro il Teramo. Il classe 2002 punta a ritagliarsi uno spazio importante in questo finale di stagione, aiutando la squadra a conquistare il terzo posto. Lo ascoltiamo. Marco Chiarella, intanto le prime sensazioni dopo il ritorno in campo, anche se per pochi minuti, però l'importante era tornare. Sì. Diciamo che sto riprendendo la forma piano piano,
ho subito un intervento, un infortunio che mi hanno tenuto fuori per parecchio tempo, però piano piano sto rientrando. A proposito di infortuni, il tuo secondo infortunio è più legato al primo che hai avuto, cioè all'intervento alla spalla, o poi è una cosa a parte quello che hai subito? No, è stato un guaio muscolare, non c'entra niente con la spalla. Ecco, questo infortunio, soprattutto il primo, ti ha costretto un po' a metterti da parte. Il mister puntava già dall'inizio, te l'ha fatto anche capire facendoti partire titolare nella partita contro l'Ancona, la prima. Ecco, ti senti di aver perso un po' un'opportunità, o adesso rientrerai per far vedere che comunque il mister non si sbagliava? No, è normale che stando fuori parecchi mesi si perdono delle occasioni, però ovviamente il mister prende le decisioni per il bene della squadra. Piano piano spero di tornare ad essere un punto importante per la squadra. Sei tornato in campo anche con nuovi compagni e ti devi trovare con altri movimenti. Ecco, che cosa sta dicendo questa seconda parte di campionato per il Pescara? No, stiamo indubbiamente facendo bene, sono arrivati giocatori importanti che insieme stiamo facendo bene per ora. I tuoi obiettivi quali sono da adesso alla fine della stagione? Ovviamente intanto cercare insieme alla squadra il terzo posto, e poi? L'obiettivo è dare il massimo, aiutare la squadra con tutte le mie possibilità per cercare di arrivare a un obiettivo comune. Ecco, tu sei uno dei maggiori artefici della promozione con la Primavera, adesso cercherai anche di portare qualcosa di positivo alla prima squadra, cioè tornare in Serie B. E quello è l'obiettivo fondamentale che ci siamo posti dall'inizio, faremo il massimo, io farò il massimo. Ecco, per chiudere, domenica c'è una partita fondamentale col Pontedera, l'andata non avevate fatto bene, avete perso, c'è stata un po' quella crisi avviata proprio da lì, ecco, sarà tutt'altra partita, tutt'altra gara e tutt'altro Pescara soprattutto. Indubbiamente, da adesso in poi le partite saranno tutte allo stesso livello, tutte delle finali, perché comunque ci sono squadre che hanno obiettivi diversi dai nostri e puntano a vincere come dobbiamo farlo noi, e quindi saranno tutte partite difficili. Per dar fiato anche agli altri compagni che hanno giocato di più, ti aspetti che potresti partire titolare o c'è bisogno ancora di più tempo? Sono scelte che prenderà il mister, per adesso non si sa niente, vedremo in settimana e sapremo di più. Andiamo in casa a Teramo, Teramo che ha ufficializzato il ritorno tra i pali del portiere D'Egidio e che nel frattempo sta preparando la trasferta di Olbia. Guidi sembra aver recuperato Azio Osmanovic, che dovrebbe partire dalla panchina, mentre Bernardotto resta in dubbio per il match in Sardegna. Intanto del finale di stagione e delle ultime due gare che hanno visto il Diavolo non subire gol ha parlato il difensore Marco Soprano. Marco, oltre ai 4 punti nelle ultime due gare, è anche una bella sensazione, credo, tenere la difesa a zero senza subire gol. No, sì, è fondamentale, anche perché ti dà quell'autostima in più e ti fa giocare con più sicurezza, soprattutto tutta la squadra, ma anche per noi difensori è una cosa importantissima. L'abbiamo cercata e abbiamo lavorato tanto durante la settimana e per ora ci è riuscita in due partite a tenere la porta inviolata. Di difensori centrali che stanno giocando tutti bene, secondo me, e ovviamente sono tutti di livello e ovviamente la prestazione, se è positiva, anche la tua prestazione personale diventa positiva. Diciamo che un po' tutto il campionato che siamo stati un po' altalenanti di risultati, e ne abbiamo parlato col mist, tra di noi e tutto, stiamo cercando di tenere, diciamo, un certo livello, la continuità e anche durante la partita e tutto. No, penso che è una gara fondamentale, forse anche una delle più importanti, perché hanno gli stessi nostri punti e adesso mancano poche partite al termine e sicuro dobbiamo andare a cercare di portare a casa qualche punto. Sotto stanno facendo tutte bene e quindi non possiamo calare quello che stiamo facendo e dobbiamo pensare a noi stessi. Sì, volentieri, ti ripeto, sarebbe meglio la vittoria, però adesso in questo punto della stagione l'importante è portare a casa dei punti. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera l'appuntamento, il numero 3 di questo 2022 con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Il TG6 invece torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.
Thank you.